Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini, a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Domenica 18 gennaio dalle ore 9.30 presso il Palazzetto Palacordoni di Rieti, non perdere la competizione di Fighting System, valida per il campionato nazionale Centro Sportivo Educativo Nazionale Jiu Jitsu 2015. Domenica 18 gennaio vieni al Palacordoni, Rieti, Piazzale Leoni 1, di fronte il campo di atletica Guidobaldi. Dopo quasi 12 mesi si ripete lo stesso argomento presso la sede dell'UGL di Rieti. Era il 24 gennaio 2014, giorno in cui si era parlato di diversi temi legati al comando della Polizia Municipale, occasione nella quale si fecero alcune ipotesi su quello che sarebbe stato il futuro del comando.
Oggi alla conferenza stampa si è parlato di ciò che è realmente accaduto, parte del quale corrispondente all'ipotesi dello scorso anno, come hanno dimostrato carte alla mano Marco Palmerini, segretario generale del sindacato, ed Enrico Aragona, dirigente OGL del Coordinamento Nazionale Polizia Locale. A prevalere tra tutte la questione sicurezza, questione necessariamente legata alle poche azioni da parte dell'attuale amministrazione Petrangeli, come ha spiegato Palmerini. Un'amministrazione Petrangeli che ha deciso di non puntare sulla sicurezza. Tant'è che ormai penso sia opinione comune, i cittadini sono testimoni oculari, la percezione della sicurezza in questa città ormai quantomeno, diciamo così, decaduta, non c'è una percezione, anche perché la criminalità, microcriminalità è in continua, diciamo così, escalation. Crescono infatti gli atti di vandalismo e furti in abitazione, minacciando ogni giorno la serenità di tutti i cittadini. Tra le comunicazioni del comune di Rieti, come spiega Aragona, ci sono alcuni punti, la maggior parte, che destano qualche perplessità, come quello in cui è prevista una modifica dell'orario di servizio con conseguente minima copertura di alcune fasce orarie. Maggiore prossimità, maggiore presenza dei vigili in strada, grazie alla riformulazione del turno di servizio, quindi non più dalle 7 alle 24 ma dalle 7 alle 21, grande trovata. Perché scendere alle 21? Perché non si sa bene chi ha stabilito che dalle 18 alle 24 è una fascia oraria in cui gli interventi erano minimi e quindi sostanzialmente la presenza della Polizia Municipale non era necessaria. Credo che nessuno di voi abbia mai visto una relazione tecnica che certifichi questo assunto. Io personalmente non l'ho visto. Chi fa magari un po' di giornalismo d'inchiesta o magari un po' più curioso potrebbe chiedere all'amministrazione se esiste una documentazione che certifica questo dato. Altro punto preoccupante è la rimodulazione dei turni, che porta ad una vigilanza minima se non azzerata nel weekend. Si è passati da un turno di 6 ore a un turno di 7 ore. Che credo che oggi non lo facciano neanche in Burundi, comunque, a 7 ore. Che cosa significa 7 ore di turno? Che la settimana lavorativa si riduce a 5 giorni. Quindi avremo agenti di Polizia Municipale, abbiamo agenti di Polizia Municipale che lavorano 5 giorni a settimana e 2 giorni riposano. E molto spesso sarebbe sufficiente che sempre che gli addetti alla stampa curiosi verificassero un turno settimanale dell'attuale Polizia Municipale, agganciando i 2 giorni della settimana precedente e i 2 giorni della settimana successiva, dal venerdì al lunedì, voi vedete i servizi, praticamente non ci sta più nessuno. E l'ultimo punto afferma un cambiamento di cultura che il dirigente OGL conferma a gran voce. L'unico punto che realmente è stato realizzato è il punto 9, cioè affermeremo un cambiamento di cultura. Siamo passati dalla cultura del fare e della risposta ai cittadini alla cultura del nulla, dei tagli dei nastri e degli annunci. Siamo all'inizio del nuovo anno, un 2015, che confidiamo possa dare a tutti i pendolari la certezza di un servizio sempre più efficiente, veloce e puntuale. Ora la nostra attenzione, hanno dichiarato dal Comitato Pendolari Reatini, si concentrerà sul collegamento ferroviario Rieti-Terni-Roma. Ci siamo adoperati a suo tempo affinché Trenitalia potesse offrirci più collegamenti su questa linea, ottenendo 2 nuove coppie di treni. Da allora abbiamo più volte sollecitato la politica locale, le istituzioni locali e la Regione Lazio affinché si istituisse un tavolo tecnico. Dopo le vertenze lavorative delle aziende locali, dopo le battaglie per la salvaguardia dei presidi sanitari, crediamo sia giunta l'ora di affrontare le criticità del trasporto locale e dei collegamenti tra la nostra provincia e le altre della Regione Lazio e regioni limitrofe. Ci siamo fatti promotori circa un anno fa di un incontro con l'onorevole Pastorelli, l'assessore Robertini e il consigliere Fioravanti, anche con il comune di Rieti, grazie ad un incontro in commissione consiliare avvenuto a giugno 2014, avevamo ottenuto rassicurazioni da parte del sindaco Petrangeli per il suo interessamento in prima persona per sensibilizzare i poteri locali e regionali verso la ferrovia. Ed ancora non è mancato un faccia a faccia con l'onorevole Melilli, hanno detto dal comitato dei pendolari reatini. Bene, dopo tante parole e tante buone intenzioni, pensiamo sia doveroso
doveroso da parte di coloro che sono stati partecipi di questi incontri di dirci una volta per tutte se si ha voglia di rilanciare questo collegamento ferroviario o se lo si vuole far morire di pari passo con l'economia del territorio. Tra le problematiche che affliggono il sistema di trasporto locale anche la totale mancanza a reti di una biglietteria. In merito sono stati fatti programmi sia dal Cotral che dal comune capoluogo in base ai quali ci sarebbe dovuto essere presso la stazione un punto di biglietteria, ma sono rimaste parole, come ha dichiarato Walter Filippi della CGL. Ad oggi non c'è biglietteria, per acquistare i biglietti bisogna andare negli esercizi commerciali che spesso, ahimè, sono sprovvisti di titoli di viaggio. E c'è un problema gravissimo per quanto riguarda gli abbonamenti annuali per gli studenti, per esempio, che negli anni precedenti, noi avevamo anche scritto una lettera come CGL al prefetto, era intervenuto il prefetto e c'era stato garantito che dall'apertura dell'anno scolastico, da quest'anno, c'era l'opportunità anche a Rieti per fare l'abbonamento annuale. Ad oggi i nostri concittadini per fare l'abbonamento annuale si debbono recare a Roma. Dunque un tale disservizio crea notevoli disagi alle famiglie, soprattutto ai nuclei che non hanno questa facilità a muoversi. Una cosa gravissima anche perché con l'intervento del prefetto si era arrivati ad una soluzione, si era avuta garanzia per questo anno 2015, ma, sottolinea Filippi, ad oggi siamo ancora qua ed attendiamo fatti e interventi concreti. Noi aspettiamo risposte concrete sia dall'azienda, sono cambiati 3 presidenti, 2 amministratori delegati, ogni volta si dice Rieti sarà il fulcro del nuovo trasporto per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda la regolarità. Fatti interventi concreti e regolari che non siano limitati ad un solo giorno nel quale le autorità regionali e locali fanno la loro passerella. Noi ci aspettiamo da domani in poi che tutti i giorni i nostri mezzi siano regolari e confortevoli sia per gli studenti, per i pendolari e per tutti i cittadini del nostro territorio. Emergenza oculistica e day surgery al nosocomio Reatino dell'Ellis. I 2 reparti infatti continuano ad essere chiusi anche oggi con tutte le conseguenze negative del caso. Gli interventi sono stati rimandati ed anche per questo monta la polemica dell'utenza. Certo, il fatto è alquanto anomalo ed è legato all'alto numero di ricoveri per i quali la struttura ospedaliera ha cercato di garantire dei posti letto. È evidente che le basse temperature dei giorni scorsi hanno peggiorato il periodo di per sé caratterizzato da un aumento delle influenze stagionali. In questo quadro a farne le spese soprattutto i malati cronici che hanno bisogno di cure particolari in loco. Il flusso già da ieri è diminuito e gli interventi rinviati, hanno assicurato dall'azienda ASL, sono a bassa complessità. Questo momento che mi viene offerto mi permette di fare un saluto alla città, sia per il nuovo anno che è cominciato da non molto tempo, sia anche per la realtà del cammino di chiesa di Rieti che comincerà a camminare con la figura di un'altra persona. Ecco, io l'augurio e l'auspicio che faccio alla città è proprio quello di continuare ad avere questo atteggiamento accogliente, rispettoso, questo atteggiamento che in qualche modo parla e si incontra con la gente. Queste le parole di Monsignor Delio Lucarelli, vescovo di Rieti, che a compimento del suo 75° anno di età ha presentato le sue dimissioni. Quasi 20 anni di presenza in un continuo dialogo e confronto con la cittadinanza. Ho vissuto qui quasi 20 anni di presenza, una presenza da parte della gente molto accogliente, molto delicata, molto rispettosa. Non ci sono stati motivi di attrito o altro, anzi abbiamo lavorato e collaborato anche con le varie realtà cittadine, non solo a livello ecclesiale ma anche a livello di collaborazione della realtà civile. Un percorso, continua Lucarelli, che mi ha sempre riempito di soddisfazione, anche se in realtà io non lascerò nessuno. Non lascerò perché continuerò ad essere qui a Rieti. Un appartamentino, dei vari appartamentini che ho sistemato per i preti anziani, ne prenderò uno per me, almeno così spero, e di poter continuare a dare una presenza molto discreta, però certamente armonica, certamente delicata, di rispetto delle competenze di chi verrà
nel rispetto delle attese anche della gente. Tra le esperienze più forti che hanno visto una partecipazione attenta da parte del Vescovo, quella del mondo del lavoro, che in quest'ultimo anno ha visto tante diverse battaglie dove poche sono state le vittorie. Tra queste, il riconoscimento dato all'azienda Schneider da parte di un'altra realtà del Nord Italia. Penso che questa sia stata una conquista fatta attraverso le varie presenze, i vari sindacati, le varie realtà anche statali, per in qualche modo lasciare dei margini di speranza alla nostra gente, perché quel lavoro che occupa un certo numero di operai possa continuare, e le garanzie mi sembrano abbastanza probabili. E la stagione del teatro di prosa del Flavio Vespasiano ha già visto molti volti noti, ben accolti e acclamati dal pubblico presente. Ora, a metà stagione, si può fare un bilancio con Paolo Fosso, coordinatore artistico della stagione teatrale di prosa. Questi 6 spettacoli quest'anno della stagione teatrale sono stati fatti proprio cercando di, coniugare nuove proposte anche di teatro ufficiale, diciamo così, ma anche con la presenza di due grandissimi della nostra scena, e poi di un vero e proprio classico moderno come quello portato in scena dalla grande Giuliana Desio, che era Notturno di donna con ospiti di Annibale Ruccello, drammaturgo napoletano molto prematuramente scomparso, che però è diventato a tutti gli effetti un piccolo classico della drammaturgia italiana. Anche se era recitato in un napoletano molto forte, trasudava napoletanità, però napoletanità moderna come quella a cui ci sta abituando oggi il cinema e il teatro. Bene, e la cosa bella è stata che due grandi vecchi, diciamo, anche se vecchio parlando di questi due personaggi, adesso spieghiamo il perché, è veramente una parola desueta, nel senso che sono arrivati Gianrico Tedeschi, 94 anni, e il maestro Giorgio Albertazzi, che è arrivato con i suoi 92 anni. Un Gianrico Tedeschi che ha dato, come ha ben spiegato Fosso, una lezione di grande teatro, ed è stato sempre in scena per le 2 ore dello spettacolo, con un testo di drammaturgia contemporanea in un rapporto evidente tra due diverse generazioni. Ma anche Albertazzi ha portato sulla scena uno dei personaggi più complessi e articolati, Shylock, personaggio centrale del Mercante di Venezia di Shakespeare, ed anche qui si è visto come l'arte non abbia età. Ma la stagione continua e ci saranno ancora grosse e belle novità. Tra queste, 7 minuti, regia di Alessandro Gassman. 7 minuti, uno spettacolo che sta parlando moltissimo e è una novità, e la nuova regia di Alessandro Gassman, che è già stata, viene qui con i suoi lavori per la terza volta in questi 3 anni in cui faccio il coordinamento della stagione di prosa, e è uno spettacolo molto particolare perché è uno spettacolo con sole donne in scena, una sua regia molto importante, molto matura. La protagonista Ottavia Piccolo e altre giovani e brave attrici impegnate in un tema che è quello del lavoro, tema decisamente attuale. Ancora una volta il grande teatro, però, che parla, ci parla, ci occhieggia un po' anche dei tempi che stiamo vivendo, quindi un teatro non distaccato dalla realtà ma perfettamente calato nella realtà. Parallelamente a questo lavoro continua il progetto fortemente voluto e realizzato da Paolo Fosso, il Teatro Off. Il Teatro Off è quel teatro, lo dice la parola, il Teatro Off sarebbe il teatro fuori, cioè quel teatro fuori dai grandi circuiti. È un teatro ed è uno spazio dove, nato in America e poi arrivato qui in Italia, questo modo di fare teatro in teatri anche piccolissimi, anche nelle cantine. Questo permette una grande libertà, ovviamente compagnie indipendenti, una grande libertà di linguaggi e anche una grande, mezzi scabri, per così dire, che ti permettono di aguzzare l'ingegno e trovare, rendere protagonista proprio la recitazione e la drammaturgia. Questa mattina a Montopoli di Sabina ha aperto il 72esimo punto vendita del gruppo Coop Centro Italia, la cooperativa di consumo formata da oltre 525.000 soci che con 2.700 dipendenti gestisce una rete di negozi, supermercati, superstore ed ipermercati nelle province di Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Rieti e L'Aquila. Il supermercato Coop, sito in via Ferruti, si estende su una superficie di circa 1.100
150 metri quadrati ed esprime nella proposta commerciale una sintesi tra innovazione, convenienza e qualità. Per questo aspira a diventare il riferimento per gli acquisti degli abitanti della zona. Il nuovo punto vendita propone un'offerta basata sui prodotti a marchio Coop che garantiscono, rispetto ai corrispondenti articoli di marca, un risparmio fino al 30%, valorizzando peraltro la qualità e la sicurezza. Un'attenzione particolare è dedicata alle linee Vivi Verde Coop e Fior Fiore Coop. Inoltre, per offrire ai clienti la massima convenienza, un paniere di 200 prodotti a marchio Coop viene proposto ogni giorno ai prezzi più bassi della provincia di Rieti. All'interno del negozio molta importanza viene data ai reparti freschi come l'ortofrutta, dove è possibile trovare tutto l'anno, oltre ad un assortimento molto ampio in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, frutta e verdura di stagione a meno di un euro al chilo. La macelleria, con carni freschissime di qualità, propone al banco servito tanti piatti pronti da cuocere e tutti i giorni vitellone a marchio Coppa ai prezzi più bassi, una convenienza impareggiabile ottenuta senza rinunciare mai alla sicurezza del prodotto. A disposizione dei clienti anche il reparto forneria, con pane sempre fresco, baguette, pizze, panini e focacci appena sfornati, e il reparto gastronomia con un ricchissimo banco take away, dove è possibile trovare ogni giorno tanti piatti caldi e freddi pronti da gustare e confezionati in comode porzioni. La massima convenienza è riservata ai soci Coop Centro Italia. Non è stato revocato il divieto di utilizzare l'acqua potabile per gran parte dei cittadini di Poggio Mirteto. Ancora non si conoscono gli esiti delle analisi, anche se le colture sembrano essere negative. Il problema era nato nello scorso weekend con la rottura dell'acquedotto nelle vicinanze di Castel San Pietro, causando problematiche tali da spingere il sindaco Micarelli a emettere l'ordinanza. Da quel momento gran parte della cittadinanza mirtense è rimasta senza acqua, con tutti i disagi connessi. Successivamente, non appena il tutto era stato riparato, è stata ripristinata l'acqua, ma ad essa è seguito il divieto di utilizzo a scopo alimentare a causa del distaccamento di residui all'interno delle tubature. Dunque una disposizione, come ha dichiarato Micarelli, a scopo precauzionale. Ad oggi è possibile utilizzare l'acqua nelle frazioni di Poggio Mirteto Scalo, Castel San Pietro e nella parte alta di San Valentino. Ah, ma sto a cercare un conto giovane, ma giovane. Ma non volevi andare a studiare all'estero? Andiamo in BCC Roma. Scegli il conto Ateneum BCC, creato per gli studenti universitari. E vorrei studiare in Inghilterra e poi ci sarebbe uno splendido corso di robotica. Robotica. Banca di Credito Cooperativo di Roma, capitale in crescita da 60 anni. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Direttamente dalla piana, i migliori ortaggi, la frutta, le carni, i salumi, i formaggi, come si facevano un tempo, e tanti altri prodotti del nostro territorio. Qualità e convenienza a chilometro zero. La fattoria di Alice, io mangio reatino, io mangio genuino. Viale Domenico di Carlo 4, telefono 0746 27 23 53. A Limiti di Greccio, Arredamenti Roberto Nobili, da oltre 40 anni sul mercato, per arredare insieme a voi la vostra casa, vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte. I nostri stili, classico, moderno, design, soddisferanno tutte le vostre esigenze. Guardate e toccate con mano il centro cucine componibili Sice, Treò e Aran, le novità di Le Fablier, Accademia del Mobile, grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona, Tonin Casa, Caccaro e tante altre firme prestigiose. Arredamenti Roberto Nobili è anche progettazione di interni e centro prova materassi e reti Dorelan. Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze. Arredamenti Roberto Nobili a Limiti di Greccio. Da oltre 40 anni arreda la tua casa. Mm-hmm.
vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Domenica 18 gennaio dalle ore 9.30 presso il Palazzetto Palacordoni di Rieti, non perdere la competizione di Fighting System, valida per il campionato nazionale Centro Sportivo Educativo Nazionale Jiu Jitsu 2015. Domenica 18 gennaio vieni al Palacordoni, Rieti, Piazzale Leoni 1, di fronte il campo di atletica Guidobaldi. Domenica prossima la NPC scende in campo per giocare contro la Luce Roma, una squadra davvero in grande forma, come ha spiegato Alessandro Rossi, assistente allenatore della NPC Rieti. Una squadra in questo momento in grande forma perché viene da 7 vittorie consecutive, quindi starà a noi provare a fermare il loro cammino. Anche noi stiamo particolarmente bene, veniamo dalla vittoria di Senigallia che ci ha dato grande entusiasmo e convinzione, per cui l'obiettivo è quello di provare a portare a casa i 2 punti per continuare la nostra marcia. Consapevoli insomma che la Luis è una scuola molto giovane, piena di energia, con ragazzi che in questo momento stanno viaggiando in uno stato di grande euforia e entusiasmo, quindi è abbastanza complicato affrontarli, però abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra. Gli allenamenti procedono bene, con grande intensità, e a parte qualche piccolo problema per Benedusi, la rosa è al completo per affrontare la sfida. Una sfida che richiede innanzitutto la presenza di un altro componente parte del gioco, il pubblico e il suo calore. E Rossi ricorda il supporto fondamentale avuto a Senigallia. È stato bellissimo avere a Senigallia il supporto di tanti tifosi venuti da Rieti e ci hanno fatto sentire praticamente in casa. Anche al palazzo normalmente ci sentiamo assolutamente a nostro agio. Ecco, la cosa bella sarebbe rivedere un po' la cornice che abbiamo avuto con Montegranaro, quindi speriamo tanto che i nostri risultati riportino anche sempre più gente al palazzo, perché poi fondamentalmente è quello il succo finale dello sport, e cioè far appassionare le persone e farle divertire. Il Rieti Calcio, dopo la vittoria con la Voluntas Spoleto, ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima sfida a Poggi Bonzi. Si tratta di un atteso incontro perché in palio c'è il secondo posto, attualmente distante solo un punto, contro la squadra maggiormente accreditata per la vittoria finale. Nella prossima sfida mancherà il difensore centrale Paolo Lomasto a causa della 4ª ammonizione che gli costerà un turno di squalifica. Quasi sicura la presenza in campo del reatino Simone Patacchiola, che farà il suo esordio dal primo minuto di gioco. Non ancora in campo Savatteri, il terzino sinistro classe 97, che sarà a disposizione a partire dall'anticipo della 3ª giornata di ritorno sabato prossimo contro Sansepolcro. È tutto pronto al Palacordoni per ospitare il campionato nazionale di Jiu-Jitsu targato CSN, che si svolgerà domenica 18 gennaio 2015, come ha spiegato il maestro Giuliano Spadoni della Kuden Goshin Ryu, colui che ha organizzato a Rieti l'atteso evento. Faranno l'adesione per quanto riguarda il Jiu-Jitsu, diciamo in gran parte d'Italia verranno gli atleti, all'incirca saranno un 200 atleti, dove si sfideranno su 3 aree di tatami per quanto riguarda il combattimento, la specialità che è il fighting system. Dunque vi aspettiamo giù a Palacordoni dalle 9:30 in poi. Tutti presenti gli atleti della Kuden Goshin Ryu, atleti motivati a portare a casa i titoli nazionali, anche perché sostenuti in casa. Le categorie che parteciperanno alla gara sono esordienti, cadetti, juniores e seniores, ma tra i presenti anche in 2 campioni italiani, Lorenzo Floridi e Simone Rossi.
Saranno presenti anche i due campioni italiani su un'altra federazione, Lorenzo Floridi 50 kg e Rossi Simone 60 kg, di cui anche domenica, anche su questa federazione, cercheranno di fare e mettere del suo per quanto riguarda e vincere il campionato nazionale. Allora l'appuntamento è per domenica 18 gennaio presso il Pala Cordoni. Vi aspettiamo numerosi all'evento, spero che siamo in molti a tifare per questi baldi giovani. Questa è per me. Per voi inizio a cucinare prossimamente su Sabinia TV tutti i giorni con le ricette di A Tavola con Elia. Vi aspettiamo. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65.
Domenica 18 gennaio dalle ore 9.30 presso il Palazzetto Palacordoni di Rieti non perdere la competizione di Fighting System, valida per il campionato nazionale Centro Sportivo Educativo Nazionale Jiu-Jitsu 2015. Domenica 18 gennaio vieni al Palacordoni, Rieti, Piazzale Leoni 1, di fronte il campo di Atletica Guidobaldi.